Buongiorno, siamo qui insieme a Marco Luceri che oltre a essere un amico è, o viceversa, prima di essere un amico è un grande esperto di cinema francese, ha conosciuto questo festival anche forse prima di me, ha conosciuto collaborato, conversato, discusso, forse anche litigato, questo ce lo dirai te, con il fondatore di questo festival, che è Aldo Tassone. Noi abbiamo in questa edizione voluto fare un omaggio ad Aldo, perché c'è un'occasione importantissima che ci consente di farlo, ed è la pubblicazione di un lavoro che era nella sua, diciamo, nella sua testa, tra le sue mani già da tanto tempo, e che finalmente ha visto la luce grazie alla Cineteca di Bologna. L'opera appunto è qui accanto a me, ma io do la parola a Marco, che forse è più indicato di me per presentarla. Sì, grazie Francesco, grazie a Franz Odeon che ha raccolto l'eredità di Francinema in maniera direi splendida, quindi il fil rouge continua negli anni. La prima cosa che ti viene in mente quando prendi questo libro in mano è: come diavolo ha fatto Tassone a scrivere un libro di 900 pagine? Poi, passato questo iniziale stupore, sfogliandolo, leggendolo, capisci che lì dentro c'è tutta la sua vita e tutta la sua passione per un autore che per un autore che forse, come dice lui, è veramente stato il più grande di tutti. Quindi per un grande maestro serve un grande libro, e questo è veramente un grande libro, perché ricostruisce tutta la carriera e il percorso artistico di Fellini senza tralasciare nulla. E poi è fatto, è scritto da un uomo che Fellini l'ha conosciuto veramente, che è stato sui suoi set, che ha seguito da Satiricon fino alla Voce della Luna tutta la lavorazione dei suoi film. E quindi venendo a contatto diretto con questa, con questo grande maestro. E quindi un libro che presenta una lunghissima intervista che Aldo ha raccolto facendo una specie di collage ragionato di quelli che sono stati innumerevoli incontri, e poi l'analisi critica e storica di tutti i film, tutti i 23 e mezzo film di Fellini. E accanto a questa analisi c'è un'antologia della critica italiana, francese e americana, che costituisce un supporto essenziale per gli studiosi, per gli studenti, per tutti quelli che si vogliono avvicinare al cinema di Fellini, cercando di capire anche come queste opere sono state recepite negli anni. E non mancano delle polemiche anche fortissime su questi film. E il libro poi si chiude con un'altra antologia delle testimonianze raccolte da Aldo in circa 50 anni di carriera, con tutti i più grandi registi, si va da Orson Welles a Kurosawa, a Truffaut, ad Antonioni, eccetera. E poi alla fine un piccolo, ma grande anche questo, capitolo sul rapporto tra Fellini e Georges Simenon, che personalmente reputo il più grande scrittore del Novecento, forse. Quindi poi, questa è una mia preferenza personale, vorrei sapere poi anche Aldo cosa ne pensa, insomma. Quindi un libro bellissimo, fondamentale, ci vorrà un sacco di tempo per leggerlo, ma si legge come un romanzo. Quindi ti chiederei subito... No, aspetta, andiamo in ordine, Marco, perché intanto volevo dire che questo libro è un libro da tenere, che si intitola Fellini 23 e mezzo, poi chiederemo all'autore perché si chiama così, ma credo che lo potrete immaginare. È un libro da tenere sul comodino, perché appunto è improbabile che uno trovi il tempo in continuità per leggerselo tutto di un fiato, perché sono 1000 pagine, ma invece è importantissimo perché è un libro di ispirazione. Nel momento in cui uno vuole avere delle risposte, vuole riavvicinarsi alla sensibilità, alla follia,
e all'arte di Fellini nel corso di un semestre può piano piano approfondirlo, vederlo e poi dopo anche riprendere, sottolineare dei passaggi bellissimi. Ora noi abbiamo in collegamento da Roma una persona che è stata molto vicino a questo libro, che è Elena Mazzocchi. Elena, buongiorno. Essenziale, essenziale, essenziale. Buongiorno a tutti. Allora Elena, tu sei stata in qualche maniera la fatina che ha organizzato il pensiero e soprattutto il lavoro di Aldo, che conosciamo essendo una persona esuberante, vulcanica, eccetera, va però poi messo in riga. Ecco, tu hai fatto questo. Ci dici diciamo un piccolo aneddoto di questo lungo percorso nel quale tu sei arrivata, diciamo, alla fine, perché il libro invece ha una genesi molto, molto più lunga. Ecco, ci racconti qualche piccolo momento, qualche insomma storia particolare di questi ultimi 2 anni? Quando è che hai cos'è? No, 4. Infatti, ecco. È molto indicativo che sia stata l'ultima fase, sono stati 4 anni, quindi immaginate quanto tempo ci è voluto Aldo per creare, per organizzare tutto il materiale di questo libro. Ma di aneddoti ce ne sono molti in questo lavoro che abbiamo fatto in lunghi pomeriggi invernali nel suo studio, che assomiglia, lo dovreste vedere, insomma, a una specie di studio allo rinascimentale pienissimo di cose, di carte, incredibile. E io, che sono molto organizzata e cercavo di organizzare lui, ogni tanto gli chiedevo, ma per controllare questa citazione come possiamo fare? E guardavo sgomenta tutte queste foglie. E lui, con una sicurezza incredibile, tutte le volte mi diceva, allora in quello scaffale in alto c'è la cartellina rossa, dentro c'è, e c'erano appunti di mano sua del 1968 su diciamo proprio originali di giornali, eccetera. Quindi è stato un lavoro incredibile anche proprio adesso in tempi digitali vedere quanto un archivio cartaceo può ancora dare. E poi ogni tanto sicuramente, ma lo racconterà lui e lo volevo anche chiedere, venivano fuori aneddoti che sono finiti nel libro, insomma, nel suo lungo lavoro su Fellini, nel suo rapporto con Fellini. Uno particolarmente gustoso che mi piacerebbe che poi raccontasse è l'incontro tra Kurosawa e Fellini, che è importantissimo, insomma, per lui e anche per probabilmente per i due cineasti. Quindi non lo so se Aldo vuole di raccontarci. Aspetta, no, volevo farti un'altra domanda. C'è stato un momento in cui avresti voluto strozzare Aldo? Sì, decisamente sì. Due volte è stato all'inizio dell'estate. L'estate scorsa abbiamo avuto una crisi praticamente quasi coniugale, non me ne voglia, no. Françoise, la moglie di dovuto al caldo, e sua partner in France cinema per tantissimi anni, perché veramente la sua, come dire, acribia filologica, uso proprio questa parola, era tale per cui mi richiamava la notte o la mattina, mi mandava mail alle 3 di notte dicendomi no, ma questa frase proprio su Simenon, che è stata molto tormentata come gestazione, non va bene, stavamo per consegnare tutto, no, dobbiamo bloccare il libro. Cioè, molte volte l'ho voluto strozzare, ma come dire, non è avvenuto questo. No, è una persona così amabile che non è possibile, oltre un secondo, avere questo pensiero. Senti, aspetta, andiamo con ordine. Adesso io chiedo a Elena di fare una panoramica con il computer e svelarci, perché non l'abbiamo capito, chi è seduto accanto a te? Ecco. Una panoramica. Oh! Chi è? Zorro? Scusa, ti puoi togliere la maschera, Aldo? Faccio un gran gesto. Esatto. Come mi scappello. Esatto. Mi smascherizzo. Oh. La lascio prendere per ricordo. No, togliamo queste. Ecco. Aldo, benvenuto, grazie. E soprattutto ci dispiace che tu non sia qui insieme a Françoise, che saluto e ringrazio, perché come dico, io ho le vostre statuette sul tavolo, che siete i penati di Franz Odeon, cioè
quelli che hanno fondato Franz Cinema e che hanno passato in qualche al quale appunto avete passato il testimone a me. L'insinuazione è Françoise Pierry, Parigina, è stata, ha pubblicato una tesi in Francia sulla formazione di Fellini, giornalista al Marco Aurelio e ai giornali degli anni 40-48, prima che diventasse sceneggiatore di Rossellini. È stata pubblicata ed è è inserita, un grande capitolo è inserito nel libro, e rivela, questo libro rivela molte più cose di quanto sembrano, perché la formazione di un giornalista, un provinciale che scopre che sa disegnare bene e che collabora a visionari umoristici, ecco, a un certo punto questo signore però ha scritto la sceneggiatura di Roma Città Aperta, di altri quattro film di Rossellini, Gerli, La Tuada. Sì, aspetta Aldo, aspetta, volevo chiederti... Di arrivare poi nel 52 a fare Lo Scenco Bianco. Ma infatti no, volevo dirti che io sono molto curioso di leggere, me l'avevate già promesso ma ancora non l'avete mantenuta la promessa, soprattutto Françoise, di leggere questa sua tesi, perché io, essendo stato molto vicino a Ettore Scola, ho sempre sentito parlare del Marco Aurelio, e quindi sapere che qualcuno ha fatto una tesi che non so poi se è stata mai pubblicata, ma andrebbe pubblicata, ma dovremmo pubblicarla in Italia, perché è una cosa importantissima. Sì, ma quindi... noi veniamo sempre dietro. Sì, vabbè, però l'importante è arrivare. L'importante è arrivare, quindi saluta Françoise da parte mia. Mi dispiace che questo collegamento in una casa poco tecnologica come la tua non ci consente di vederla, poi c'è questo problema del distanziamento, ma salutacela tanto e speriamo di vedervi presto. Io verrò a Roma comunque la prossima settimana. Ecco, allora Aldo, io direi se a te va di conversare con Marco Luceri, che ti farà qualche domanda. E come dicevamo prima, per quanto ti è possibile, cerca di essere breve. Ecco, adesso Marco ti fa la prima domanda. Aldo, la prima cosa che secondo me vogliono conoscere i nostri spettatori è un po' come è nato questo tuo incontro con Fellini, come è nata la tua passione e poi come è rimasta pressoché intatta in circa 40 anni di vita. Io sono un provinciale come i Vitelloni. Da giovinetto volevo fare un qualcosa sul latino, anche perché l'università, una professoressa, aveva del tenero, voleva che io facessi la tesi sul latino, su Orazio, e io mi sono detto, a 25 anni, ma rinchiudersi nel mondo antico mi sembra che mi manchi il respiro. Vidi i primi film di Fellini, soprattutto 8 e mezzo, e come racconto nel libro, un regista francese vide questo film la sera quando uscì è stato talmente colpito, Jacques Tati, autore di Mio zio eccetera, che non ha più trovato la macchina per tornare in provincia, è dovuto tornare a piedi facendo 5 chilometri la notte. Per dirgli, e poi l'ha rivisto 3 volte di seguito, per dirgli come si è stati sconvolti completamente, ho detto io devo fare un giorno una tesi su questo signore. Per una serie di circostanze non si è potuta portare avanti, nel frattempo mi sono occupato del cinema francese, un festival a Firenze, che adesso dirigi tu, poi abbiamo diretto con François Pierry per 25 anni, poi l'amore per Kurosawa, il quale è un grande, Kurosawa, l'autore dei 7 samurai, l'imperatore del cinema giapponese, insomma, detto tra noi, è bravo quanto Eisenstein, senza la retorica di, purtroppo Eisenstein era un po' legato al Partito Comunista Russo. E quindi poi Antonioni, poi René, poi Truffaut e poi anche Max Ophüls. A un certo punto mi sono detto, però io devo assolutamente approfondire la tesi che ho fatto e devo scrivere un libro che sia una specie di Bibbia felliniana, non che parli del fenomeno Fellini, che è stato trattato in maniera stupenda da
da Tullio Kezic, che è stato francamente il mio maestro, che mi ha aiutato a conoscere Fellini. Kezic parla soprattutto del fenomeno mondiale. Io invece ho detto: qui ci vuole un'analisi profonda, più possibile, stilistica, visuale, perché Fellini è un pittore prima di essere movista, non è un narratore come magari Visconti, non è legato al teatro, è legato alla pittura e alla caricatura, e quindi ho tentato di esaminare in 50 pagine per ogni film, anche 80 per esempio per il Satyricon, immagine per immagine, la forza, mostrando la forza delle immagini di questo film. Non so se ci sono riuscito, però da quando il libro è uscito la gente dice che effettivamente è una cosa che mancava, la bibliografia. Aldo, scusami, tu hai dato una definizione, diciamo, tua personale, anche un po' diversa di quelle che erano state fatte finora su Fellini. Ce la vuoi dire? Beh, intanto ho cercato di esaminarlo da un punto di vista di un provinciale che non ha letto Lukács, che non è stato scritto al Partito Comunista. No, ma tu avevi usato una parola molto nuova, ti ricordi, che ne parla, che comincia con la T? L'idea è di mostrare attraverso una narrazione delle immagini, delle principali sequenze del film, come il processo quasi unico nella storia del cinema moderno di un regista che nasce neorealista da Rossellini e diventa onirico, cioè, e trasfigura le cose che vede al punto che c'è un quadro stupendo di Raffaello, il Vaticano, grandissimo, grandioso, quasi michelangelesco, non nello stile, che rappresenta la trasfigurazione. C'è un cielo con il Cristo che vola, con gli angeli intorno, altre persone dal basso che guardano, ed è talmente bello che la gente si ferma lì e non vuole più andare via. Ecco, questa capacità di passare, di trasformare l'irreale in fantasia, in onirismo, questo è un procedimento tipicamente felliniano che ricorda lontanamente grandi registi come Luis Buñuel, che tra l'altro ritiene Fellini uno dei quattro grandi registi della storia del cinema. Quindi, diciamo, questa è un po' l'essenza del tuo libro, e la novità del libro è anche questa, cioè l'idea di presentare Fellini come il grande trasfiguratore. Dico bene, Aldo, questa è stata la tua, diciamo, intuizione soprattutto? Sì, direi più pittorico, è un genio pittorico che fa del cinema e che guarda la realtà con molta attenzione e la trasfigura, la trasforma, e poi noi notiamo che c'è un Chaplin dentro il cuore di Fellini, e quindi c'è la capacità comica e c'è la qualità di trasfigurare tutto in emozione. Questo non è stato raccontato. I film di Fellini, diceva Alain René, a tutto il resto, alla satira, all'umanità che ci comunica, le emozioni che ci comunica i suoi film, c'è poi la comicità, ed è un aspetto che interessava molto Truffaut, François Truffaut, che è uno che collocava Fellini tra i più grandi registi del Novecento. Prima di ridare un attimo il microfono a Marco, volevo ricordare che il libro è pubblicato dalla Cineteca di Bologna, e quindi c'è la mano e in qualche maniera la passione di Gianluca Farinelli, e oltre a Elena che abbiamo visto c'è la cura editoriale di Paola Cristalli e Alice Autelitano. Ecco, Marco, a te. Sì, Aldo, prima tu hai citato Kurosawa, nel libro scrivi che i due si stimavano, che tra l'altro tu hai organizzato all'inizio degli anni Ottanta un incontro a Roma tra i due. Ci spieghi un po' qual era il legame tra Fellini e Kurosawa, personale e anche artistico? La capacità di trasfigurare tutto,
Kurosawa, Akira Kurosawa, dal punto di vista epico, lui è un grande narratore epico più che lirico, Fellini dal punto di vista romanzesco, lirico, ariostesco, e qui viene fuori la fantasia. La fantasia è la qualità che sottende i sette samurai, Rashomon, Trono di Sangue, perché Kurosawa, non dimentichiamo, e cito Orson Welles per averlo registrato direttamente. Io ho avuto la fortuna di registrare, di essere l'italiano che forse negli ultimi 20 anni è l'unico che ha intervistato per caso, per grazia sua, Orson Welles, e Orson Welles mi dice, per me tutti dicono che Orson Welles ha fatto alcuni film da Shakespeare e dicono che io sono un regista shakespeariano. Non è vero. Il vero regista shakespeariano è il giapponese che ha fatto i sette samurai, e io mi scappello davanti a lui. E caso strano, Kurosawa e Fellini sono due registi che io stimo al massimo. Quindi la natura, la ricchezza di questi due che si conoscevano, che sono molto diversi, che sono complementari, c'è il fatto che Fellini davanti a Kurosawa, lui mi diceva davanti a Kurosawa, io sono un bambino, è un super tecnico che nemmeno Eisenstein ha la sua capacità di montare, che è un grande montatore Eisenstein, ma c'è un'ideologia sotto Eisenstein, sotto l'immagine di Eisenstein, invece Kurosawa è un lirico, un narratore ariostesco. A me è capitato, dopo aver fatto un ciclo, grazie a un funzionario Rai, nel 75-76, di 12 film di Kurosawa, di cui alla prima rete, al prime time la sera, fu un lavoro molto bello, e in cui rivelai al pubblico italiano, mi fu data questa possibilità, 5 film di Kurosawa che non erano stati visti nelle sale. Ebbene, Kurosawa voleva, Fellini vide tutto il ciclo e mi telefonava e mi diceva, nelle presentazioni l'altra sera sei stato un po' troppo breve, lasciati andare. Alla fine mi dice, ma adesso a questo punto me lo devi presentare, dite un po', uno di Cuneo che scopre Kurosawa e che riesce a presentare l'imperatore del cinema giapponese all'imperatore del cinema italiano, insieme ad altri registi, evidentemente Kurosawa è lui l'imperatore, ma Federico Fellini, c'ha Antonioni, c'ha Rossi, c'ha altri registi dietro. Aldo, e quindi qui scusa, è venuto fuori in questa occasione una cena. Ecco, sì. Volevo dirti questo, così no, perché ci tenevo a ricordarlo, che nel libro c'è una foto bellissima, oh, rarissima, sì. Ecco, ti ho interrotto, ma vorrei che tu, mi sembra che andavi in quella direzione, ci racconti come l'hai ottenuta, perché è una cosa, una rarità, una specie di segreto che tu ti sei tenuto nel cassetto fino all'altro giorno, quando poi il libro è nato, è stato dato alle stampe, e quindi... Come sei riuscito a ottenere questa foto rarissima? Siccome gli uffici stampa, voglio rendere la conversazione un pochino più brillante, gli uffici stampa non sempre fanno il lavoro, è incomprensibile che Kurosawa e Fellini volevano incontrarsi e che li aveva fatti incontrare uno che ha fatto il loro biografo. Si vede che gli altri non fanno il loro mestiere. Io gli ho combinato una cena vicino a Via Veneto, a metà della cena, un terzo della cena è stata occupata da domande sulla letteratura italiana, russa, che Kurosawa conosce magnificamente, e sull'Ariosto. Fellini gli diceva, perché non fa Kurosawa, perché non fa Orlando Furioso? Ma il Rinascimento italiano non assomiglia al Rinascimento parallelo in giapponese. E questa conversazione era talmente animata, io cercai di registrare quello che potevo. A un certo punto scambiamo con Fellini a metà della cena uno sguardo, e Fellini che comunicava non mi viene il termine, telepaticamente. Questo è vero, lui era un mago, questo è sicuro. Nelle interviste lui mi suggeriva le domande, naturalmente poi inventava anche le risposte, e lui mi fece uno sguardo, mi fa, che voleva dire, siamo qui vicino a Via Veneto,
vai a vedere che ci sarà un paparazzo. Il paparazzo erano i fotografi della Dolce Vita, sarà in termini di Flaiano paparazzo, ma vai a vedere, pescane uno, portalo qui, che almeno immortaliamo questo il nostro incontro. Fu una scena meravigliosa. Io uscii, che sono timido, dissi a uno di questi fotografi: senti, voi guadagnate la giornata sul serio, però poi i diritti mi lasci a me. Che è sta storia? C'è Anita Ekberg? No, meglio, c'è Kurosawa. E questo fotografo conosceva Kurosawa, e conosceva la fama di Kurosawa, e dice: io vengo per Kurosawa, faccio anche... corro di... Bene, io ho assistito al gioco di Fellini che presenta al ristorante, sceglie un angolo, due divani, dispone Kurosawa in un certo modo, Kurosawa tutto meravigliato si lascia con dei colpi d'occhio, si lascia dirigere. A un certo punto Fellini mi dice: vieni, ti mettere dietro. Io dico: no, io non mi metto in mezzo ai geni, guai, non voglio apparire. Bene, allora si sono messi a ridere della mia ritrosia. Poi Fellini gli ha messo la mano sulle ginocchia di Kurosawa, gli ha stretto la mano, poi ha detto: motore, parola che Kurosawa capì, non si capisce bene perché si vede che anche in giapponese motore vuol dire che si sta riprendendo. Si girarono e c'è l'illuminazione di due ragazzi geniali che hanno marinato la scuola e che ridono. E in Giappone mi hanno detto: questa è l'unica fotografia in cui Kurosawa, chiamato l'imperatore, figlio di samurai, è l'unica fotografia in cui lui sorride. E difatti mi disse qualcuno: ma come hai fatto a farlo sorridere? E io gli ho detto: ma era Federico da dietro con l'altra mano, gli punzecchiava il sedere. Senti Aldo... È una cosa bellissima. Tutto... Ecco, io difatti dico che la cosa più bella che si può lasciare al mondo è una fotografia di due, di Omero ed Esiodo fotografati insieme. No, volevo dire che questa foto è contenuta nel libro, che tra l'altro è un libro imponente, che però costa soltanto 29 euro, è impressionante. E, però mentre Elena fa un'altra panoramica col computer e tu ti bevi un bicchiere d'acqua che spero ti possa portare non vista Françoise, vorrei che Elena intanto ci introduca, che poi ce lo dirà meglio Aldo, il discorso della copertina del libro, e così gli fai anche una domanda legata a questa copertina. Mentre lui beve l'acqua, gli è arrivata l'acqua? No, sì. Ecco, benissimo. No, doppio whisky. Diciamo, un whisky, okay. No, è un caffè allungato. Ah, allora, vai Elena. Il bellissimo rosso della copertina, che è una caratteristica, insomma, che si fa spiccare il libro nelle librerie. In quarta di copertina c'è un disegno, un originale, che è Aldo. Anche questa è una delle chicche che lui possiede, che poi sono passate poi nel libro. Ce l'hai lì il libro? Ce lo puoi far vedere? No. Sì. Sì, adesso ve lo facciamo vedere. Sì. Mentre lo andiamo a prendere, poi... No, ma François verrà. Continua. È un disegno della Saraghina, fatto proprio da Fellini su un foglio volante che Aldo ha conservato religiosamente dagli anni 60, appunto, in cui c'è anche una caricatura di Flaiano, che è anche un altro degli numeri tutelari di questo libro, insomma, un personaggio importantissimo. Forse adesso non c'è tempo di parlarne, ma nella genesi del libro e nella formazione di storico del cinema di Aldo. E in quel disegno, che è praticamente prima del film, c'è già tutto il film, c'è è contenuta praticamente la scena forse più importante, cioè una delle scene madri di 8 e mezzo, e Aldo ha voluto fortemente che questo disegno fosse inedito, mondialmente inedito, fosse, diciamo, in copertina, fosse assolutamente in primo piano, proprio perché rappresenta l'idea che Fellini aveva chiaro fin dall'inizio,
il film, il nucleo del film, Fellini spesso è stato tacciato di essere un improvvisatore, Giussette, eccetera. In realtà sì, lui sapeva anche improvvisare, nel lunga intervista racconta anche del suo lavoro con gli attori, che ha fatto anche di improvvisazione, ma aveva chiarissimi i concetti fondamentali fin da subito. Bene, allora sentiamo quel disegno, Aldo, parlaci del disegno, se non è arrivato il libro per mostrarlo, mostracelo te. E volevo dirti, parlaci del disegno e parlaci del titolo alternativo che era stato proposto in un lasso di tempo in cui il produttore non era convinto ed erano usciti dei titoli. Fai vedere, tira su verso la telecamera, eccolo qua. Questo qui, Aldo, parla mentre Elena tiene coso, parla di questo disegno, parlaci di questo disegno. Fregene, dopo la Dolce Vita, 2 anni dopo la Dolce Vita, 1962. Federico pensa a un, Flaiano e Pinelli sono a Fregene, pensano a un nuovo film. Federico dice, come lo chiamiamo? Oh, non ho titoli. Perché non scriviamo, dice Flaiano, scriviamo che è l'ottavo film. Scrivi numero 8, è il numero 8, la Dolce Vita è il numero 7 per i film di Fellini. Di ordine di uscita, e quel numero lì poi stranamente è rimasto fuori il film, perché non hanno potuto, perché il film è la storia di un film che si fa e che non si fa, e il fatto che non, le difficoltà di fare un film di un regista che è in crisi diventa il film stesso. E Flaiano, Federico Fellini, a un certo punto un bel mattino disegna 8:30. Poi mette un cardinale, per una delle scene c'è un cardinale, due incontri con i cardinali, Federico Fellini ha un legame molto stretto alla Chiesa e fa anche delle polemiche, molto, molto polemiche su certe cose, ma ha una visione rinascimentale della religione. E a un certo momento ha cominciato a scrivere, 8:30. Poi un momento prende questa grande cartella e dice ai suoi due assistenti: andate a prendervi un caffè, io ho un'idea, e dipinge questo qua, l'apparizione della Saraghina, che è una prostituta che gli studenti vanno a trovare sulla spiaggia di Rimini o di Fano. Federico era stato allievo dei preti a Fano, vicino a Rimini. Quindi i ragazzi in una ricreazione scappano e vanno a lei, e dando dei soldini a questa montagna di grasso che era la Saraghina, ma misteriosa, diabolica eppure innocentissima, ingenua, le assistono a una scena cinematografica. Lei danza la rumba, ed è una delle sequenze più impressionanti della storia del cinema. Imamura, Shohei Imamura, che è un regista di grande livello giapponese, io ho avuto occasione di andare 2 o 3 volte in Giappone, l'ho intervistato e mi diceva: questa sequenza nessun regista mondiale è capace di farla, e c'è dentro tutto, c'è dentro Omero, c'è dentro l'Ariosto, c'è dentro, perché ecco, e questo disegno è rimasto a raccogliere sulla cartella che raccoglieva tutte le note. Siccome io ho sentito... Scusa Aldo, ma qual era il nome che poi aveva proposto in alternativa, che era Flaiano, il produttore, non te lo ricordi? La bella confusione. Pensa se questo... La bella confusione, che va benissimo come sottotitolo, perché in effetti è una confusione, sì, che poi alla fine diventa il film. Ed è questa l'idea di un regista che fa un film con tutti i suoi uguali, e che è la storia di un film che poi non si fa, ma il film, quello che Federico filma, in realtà diventa il film. Cioè, questa cosa che poi è stata copiata nel cinema, questo ce lo dirà Marco tante volte. Woody Allen impazzisce davanti a questo, René dice: cosa vuoi, altro che Marie Bad, lui ha fatto delle cose, infatti, ha fatto un capolavoro onirico. Aldo, facciamo... Quindi, la cosa bella però è che questo disegno è
apocrifo, cioè è mio. Me l'ha dato lui, è rimasto 60 anni. E nessuno, scusa, l'aveva mai visto prima? Nessuno l'ha messo prima. No, non l'avevi mai tirato fuori prima, non l'avevi mostrato a nessuno. Non l'avevo tirato fuori, sono mostrato ad alcuni editori che volevano farlo, che volevano quindi metterlo magari in copertina. Non mi sembrava l'idea di mostrare anche, sì, perché il disegno è degno di Picasso, sì. È anche un po' sexy. Infatti qualcuno mi diceva non metterlo, è troppo... No, bellissimo. Senti Aldo, diciamo a Elena di spostarlo. Il fatto che sia rimasto lì è straordinario, no? È un regalo. Sì, bellissimo. Diciamo a Elena di abbassarlo, sennò le si addormenta il braccio. E poi rivediamo Truffaut che è dietro, che appare ogni tanto, e al quale tu sei stato molto vicino. Direi a Marco di farti una domanda. Insomma, prima quella che dicevamo, no? Sì, perché una delle cose preziose del libro, come dicevamo prima, è anche questa antologia critica, e leggendolo veramente si percorre una storia anche della critica, con i suoi slanci, le sue idiosincrasie, i suoi errori madornali. Ed è sorprendente come sui film di Fellini ci siano a volte delle vere e proprie battaglie, guerre. Esatto. A un certo punto, tu, quando nel capitolo dedicato alla strada, quindi siamo a metà degli anni 50, citi un saggio di Bazaine, nume tutelare della critica francese in quegli anni, padre padrino di Truffaut e di tanti altri. Dice: Fellini è un grande regista che non tradisce la realtà, per questo non riesco a capire come lo si possa in Italia accusare di tradire il neorealismo. Ci spieghi un po' questo punto? Fellini è un cristiano libero come era Rossellini, ma non cattolico nel senso così, cattolico. No, va a Gesù Cristo, non alla Chiesa, non passa attraverso la Chiesa, va a Gesù Cristo direttamente. E quindi c'è uno spirito, il fondo della strada è il problema della tragedia della non comunicabilità tra gli esseri umani, che poi Antonioni sviluppò molto, molto, molto a fondo nei suoi film. E quindi, uscendo in un clima in cui, neorealista, in cui i film dovevano raccontare la storia della società, la gente doveva descriversi, a un partito politico, lui fa una favola chapliniana. Chaplin è l'autore fondamentale che sta dietro. Federico Fellini. Già l'idea di infilarci a Chaplin, che piaceva anche a Pasolini, è già una scelta abbastanza intelligente, abbastanza rivoluzionaria. La critica, la parte della critica troppo engagée, troppo legata a Lukács e ad altri come Aristarco e compagnia degli anni 50, non ha capito perché Federico Fellini non ha proposto a Zampano di iscriversi, per esempio. Zampano, che è il marito di quello che sta con la motoretta, il capo di questo trio di girovaghi, con i suoi numeri da Tarzan, perché non gli ha proposto un giorno una battuta che riguardava la società, di iscriversi, ha scritto un critico, perché non sei iscritto al Partito Comunista? Vi rendete conto? Una favola serve, come dire, a Chaplin perché il suo personaggio non si iscrive al Partito Comunista? È prevalsa per molto tempo in Italia questa sudditanza, queste letture politiche. I francesi hanno avuto la fortuna di non essere legati, la critica francese, rigidamente a questa ideologia, per cui hanno consacrato la strada. E da quel momento lì, un film piaceva di più agli italiani, e il seguente piaceva di più ai francesi. Ci sono delle battaglie. Leggere la storia della critica, in ogni capitolo ci sono 15 pagine agli italiani, 15 pagine ai francesi, a volte dei battibecchi incredibili. È una cosa che mi è venuta in mente, perché la dialettica le più grandi, secondo me, i più grandi critici della storia del cinema sono gli italiani e i francesi. Lì non ci si piove, con alcune, non sono certo gli americani, nemmeno i tedeschi, perché queste due nazioni sono, il cinema è nato in Francia, è passato in Italia, e comunque Fellini è un regista italiano.
E quindi questa l'idea di mettere a confronto, si azzuffano, però al tempo c'è sempre qualcuno che aggiunge un punto di vista diverso. E beh, questo mi ha chiesto molto tempo, farò enormi ricerche biografiche, ma alla fine è venuto la dialettica. E quindi in questo libro c'è anche la storia della critica, una storia dialettica della critica del cinema. Che è un documento che resterà e che non c'era fino a questo libro. Mentre chiedo a Elena di inquadrarlo meglio, perché tutto adesso devi mettere un po' di girare un po' il computer verso di lui. Sono di più, ecco, un po', ancora di più. Perché Fellini è un emotivo. Fellini, sì, è un emotivo. Aldo, dato che, non dimenticatelo, dato che siamo nell'ambito del festival di cinema francese che hai inventato tu, ci parli un attimo, appunto, François scusami, Pierry, sempre me lo dobbiamo ricordare questo, tu e François Pierry, dico, brevemente, ci parli appunto del rapporto di Fellini con la Francia e della Francia con Fellini? Intanto in Francia non c'è stato il paravento ideologico di sinistra negli anni del dopoguerra. Quindi Bazin, André Bazin, che è poi quello che ha inventato, cioè ha creato Critico, formidabile, morto troppo giovane nel 59, che ha tirato su François Truffaut, ha tolto François Truffaut praticamente da una brutta strada che stava prendendo, che Truffaut poteva anche diventare un piccolo gangster, lo diceva lui stesso, e considerava André Bazin suo padre spirituale. André Bazin ha perfettamente capito le chiavi cristiane, il fondo cristiano della filosofia di Federico Fellini, e quindi ha insistito su quello, e la lettura politica è passata in secondo luogo. I francesi quindi si hanno messo in luce probabilmente la loro filosofia, l'esistenzialismo li ha aiutati, e quindi Federico Fellini deve molto, molto alla critica francese. Ecco, il Festival di Cannes, il rapporto di Cannes, il Festival Cannes con Fellini? Ma, credo che è stato parecchie volte a Cannes. Ho premuto una cosa qua. No, va bene, no, ti sentiamo. No, pensa, diciamo, a un certo punto gli altri. Aldo, mi pare. Ha avuto molto fortuna nei primi film. Vitelloni, Strada. La Strada ha fatto il successo popolare, ma non è andato a un festival. Poi è arrivato Le Notti di Capiglia, 57-58. E lì, francamente, c'erano anche degli autori francesi, degli attori francesi, e questo film, che è stato premiato per l'interpretazione di Giulietto Masina, che sembra un personaggio di Chaplin, perfettamente, nel senso migliore del termine, ecco, aprì la strada all'internazionalismo della maniera di raccontare di Fellini. Poi Fellini ha cambiato completamente genere, si è allontanato dal neorealismo, fa La dolce vita, che è un film completamente inventato, legato all'attualità della romana, di Roma, in quegli anni lì, di Roma, che si nazista, sta diventando internazionale, americanizzata, gli americani che vengono a girare i film a Roma, eccetera. E Federico Fellini, illuminato da Troiano, che era un grande attento conoscitore e valutatore dell'evoluzione del costume, questo film è diventato il Partenone. La dolce vita è il Partenone del cinema italiano, anche per me magari dopo, Aldo, quindi a questo punto in due battute Fellini diventa mondiale. Cosa fa subito dopo aver fatto una cronaca quasi mondana dell'evoluzione della società internazionale che si raduna a Roma, dei nobili romani, della Chiesa, il falso miracolo, eccetera, eccetera. Quindi ha raccontato un film
in orizzontale della è a molto profondo. Cosa fa Fellini? Scende in profondità. Dice qui devo entrare dentro me stesso e fa la storia di un regista che non riesce a fare un film. 8 e mezzo, che sembra un film totalmente fatto da un altro regista. Si è allontanato dalla orizzontalità, che rappresenta sempre bene, ma entra nell'intimità della crisi di un regista. Con 8 e mezzo, dopo 8 e mezzo cosa fa Federico Fellini? E qui è una novità del libro. Cosa scrive dopo un successo critico straordinario, la longevità, poi anche di Cassetta. Naturalmente 8 e mezzo, essendo la crisi di un regista italiano, non poteva fare il successo popolare che ha fatto l'altro, ma ha fatto un successo critico impressionante. Tutti i registi dicono che 8 e mezzo è il più gran film che un regista sogna di fare, a cominciare da Buñuel, da Truffaut, da René. A questo punto cosa fa Federico Fellini? Fa questo film che va giù con un ascensore all'interno. Dopo questo film cosa fa? Scrive Un viaggio nell'aldilà. Sembra che nessuno sappia che Fellini ha, con Flaiano, con Pinelli e con con qualche Brunello Rondi e un paio di altri validi sceneggiatori, ha raccontato la semplice storia di uno che ha un incidente aereo, si trova in un aldilà che sembra peggio dell'aldiqua, diciamo non è l'inferno, è un limbo, e lui ti racconta tutti gli incontri, gli sforzi che lui fa per poter tornare, collegarsi con la vita, con i suoi. Quando telefona a casa, i suoi gli dicono no, il maestro è morto, il padrone di casa è morto, e quindi cerca di farsi una strada per trovare una soluzione. Vuol prendere un aereo, non lo prendono sopra. A un certo punto gli danno un premio, siccome lui era un buon violoncellista, questo personaggio, gli danno un premio. E viene la scena fondamentale di questo viaggio di Giuseppe Mastorni, si chiama così perché Fellini riservava il volo principale a Mastro Gianni, quindi Mastorna. C'è una specie di premio Oscar internazionale. Giuseppe Mastorna, che cerca invece una soluzione, trova una soluzione di destinazione eterna nell'aldilà, che non gli viene data, se la prende con Dio e butta via la patacca che gli hanno dato, e per 4 pagine sono degne di Dante. Sono sicuro di non essere, nessuno può dirmi il contrario. Si rivolge al padrone della sala, che sarebbe il Padre Eterno, e gli dice: ma quello che hai creato è una cosa indegna, perché non ci si può fermare a metà, che darci tutti questi desideri e non poterli realizzare. Fa un processo a Dio. Nella sala, cioè, cominciano gli applausi, metà della sala si mette ad applaudire, alla fine lo portano in trionfo perché ha avuto il coraggio di, e uno che è un credente fa il processo a Dio, e è un libro che è apparso come sceneggiatura trasformata in racconto, è stato pubblicato in Italia. François Spieri, la mia dolce, ho di nuovo premuto questa cosa qui, ho premuto una cosa qua. François Spieri l'ha tradotto in francese, è stato un buon successo in Francia, è diventato anche una pièce teatrale 2 anni fa. Ecco, questo che gli italiani, che molti italiani continuano a dire, che Fellini fa sempre lo stesso film, perché ci sono sempre le donne grasse, i culi, scusate, non so, certe trovate. Quelle fantastiche le ammirano, ma dicono, riducono Fellini, si è scritto, alcuni marxisti hanno scritto nel 54-55, ma Fellini non ha cultura. Fellini, che riesce a fare il satirico, riesce a imitare i migliori poeti, i migliori pittori del Novecento,
non ha cultura, ma perché la cultura figurativa non c'è, non esiste. La cultura cosa sarebbe? Aver studiato Lucas e Marx. E quindi vedete, mi sono un po' impapinato qui, sì. Ma lui quindi sottolineo che e sono contento di aver messo in un capitolo lunghissimo di aver rivalutato il viaggio di Jim Astorna, perché è avere il coraggio, un autore di Rimini che ha fatto i Vitelloni, di fare il limbo di Virgilio, ragazzi, tanto di cappello, non l'ha fatto nessuno, e Alain René mi diceva questa cosa è impressionante. Bene, Aldo, peccato che non l'ha potuto fare. Scusa, Aldo, non l'ha potuto girare perché costava troppo. Nel frattempo io ho mandato un SMS a Elena, vorrei che lo leggesse perché è importante, e se vuoi berti un altro goccetto d'acqua, e Marco ti farà l'ultima domanda. Aldo, prima parlavamo del Festival di Cannes, della Dolce Vita, tra l'altro mentre tu parlavi di Mastorna, di questo processo a Dio, mi è venuta in mente proprio le prime inquadrature della Dolce Vita, con questo Cristo che viene portato su Roma sull'elicottero. Però volevo chiederti una cosa su Cannes 1960. La Dolce Vita vince la Palma d'Oro, tra l'altro in concorso in quell'anno c'erano L'avventura di Antonioni, c'è La Fontana della Vergine di Bergman, quindi autentici capolavori. Presidente di giuria è Georges Simenon, che si batte come un leone per dare la palma alla Dolce Vita. Da lì nasce un'amicizia, un carteggio che è durato per circa una ventina d'anni, con molte pause d'anni, naturalmente, e tu lo metti, fai un capitolo, uno degli ultimi capitoli del libro. Spieghi brevemente questo carteggio, questo legame tra due giganti assoluti del Novecento. Proprio perché sono complementari. Fellini non ha mai scritto un noir, un film, una storia poliziesca, però leggeva Simenon. E da lì ha cominciato a nascere questa amicizia. Simenon, che non è un realista e non è un onirico, trova in Fellini la parte che gli manca. Insieme hanno creato. In queste lettere viene fuori degli scambi di queste 50 lettere dell'uno e risposte dell'altro. Esaminano tutta la creatività, si danno dei consigli. Simenon dice a Federico: non ti preoccupare, perché quando lui ha avuto una crisi a un certo momento di ispirazione, non ti preoccupare, ritorna su. Simenon arriva a dire, Simenon che dalla cui opera Jean Renoir ha ricavato un film negli anni 35, e quindi era nata un'amicizia grande con Jean Renoir, che è il più grande regista francese, siamo tutti d'accordo. Ebbene, Simenon riesce a dire: io ho avuto soltanto un altro maestro, un altro fratello, era Jean Renoir, ma Federico Fellini sei più grande di Jean Renoir. Dette queste cose quando l'abbiamo scritto in Francia, hanno fatto un po' di suggerimenti. Ma scusate, Simenon ha la possibilità soprattutto ha il buon senso di poter scegliere gli autori che gli interessano. E ha sottolineato Simenon e dal carteggio capitale, meno male che è stato pubblicato in Italia, però non circola più in Francia, come dicevo. È uscito più tardi, è da leggere. Ogni regista e ogni uomo di cinema, ogni curioso di storia di cinema dovrebbe vedere come analizzano questi due signori la creatività. Purtroppo non, ed è anche questo libro dovrebbe essere letto nelle scuole medie superiori, perché sono 120 pagine, è un capolavoro di letterario in se stesso, e questo dimostra, l'ha scritto quasi tutto Fellini da solo questo soggetto, con l'apporto di Flaiano e dell'autore del Deserto di Tartari, il quale però ha soltanto dato qualche spunto qua e là milanese, e quindi a questo
Insomma, mi sembra molto strano che quelli che ripetevano che Federico Fellini faceva sempre lo stesso film non si siano accorti che ha lasciato per strada due o tre grossi soggetti. C'è anche un viaggio in Messico alle radici della magia di Castaneda e compagnia che non si è potuto fare, ma comunque questo, il viaggio di Mastorna, è rimasto come capolavoro della letteratura, ma non è entrato. Secondo me, e qui dico una frase un po' grossa, alcuni critici italiani soprattutto ci hanno trovato un certo gusto a castrare una metà della personalità di Fellini. Non si dice questa frase, però me la voglio dire. Cioè, volere limitare Fellini ai vitelloni, al... Intanto nessuno aveva mai fatto un film sulla creatività come l'ha fatto lui. Nessuno ha fatto un film profondo e critico sull'antichità romana come il satirico. Come il satirico. Il satirico. Losey a Londra, insieme col suo sceneggiatore, come si chiamava il sceneggiatore di Losey? Pinter, Aaron Pinter, mi hanno dato per cortesia, erano molto interessati, li ho visitati per fare un servizio per Repubblica all'epoca, vi dico cosa fa, perché molti registi che io ho interpellato andando in giro nel mondo, soprattutto per curiosità, è dire cosa fa il nostro Fellini. E Losey e Pinter mi hanno parlato per mezz'ora male del cinema inglese del momento. E poi passano cosa fa Fellini, cosa fa Rosi, cosa fa Pontecorvo. Voi vedete che noi italiani ci vogliamo male. Sì, Aldo, ci vogliamo male. Infatti, Aldo, noi vorremmo poterti ascoltare per altre 12 ore, ma non è possibile perché poi tu crolleresti, no, forse tu sei l'unico che non crollerebbe, noi crolleremo. No, però adesso volevo, prima di finire, passare a una cosa importante. Spero che lì vicino a te ci sia Françoise, non so se è lì accanto, se non è lì accanto chiamatela, perché noi abbiamo saputo che voi vi... si può dire, credo, no? Ritornate in Francia, avete deciso di riavvicinarvi, Françoise, alla terra madre, te alla terra adottiva. E quindi questo lo confermi, no? È vero? Sì, ma non c'è nessuna polemica. Io no, no, polemica, non è una notizia, è una notizia. Cioè che, il cuore è a Roma, la testa è tra le due. Ecco. Però noi approfittiamo di questo, diciamo, di questo trasferimento così della testa, non del cuore. Questo viaggio. Di questo viaggio, esatto, questo viaggio per darvi un premio, perché abbiamo pensato che per tutto quello che voi avete fatto a Firenze e in Italia per il cinema francese, per tutto quello che avete fatto come studiosi e come organizzatori a favore del cinema francese, nonché prima di tutto questo festival che io indegnamente dirigo dopo di voi, abbiamo deciso di darvi un premio che è la foglia d'oro Manetti Battiloro d'onore di France Odeon 2020. Quindi adesso noi te la diamo virtualmente, ve la consegniamo virtualmente e poi io verrò a Roma a portarla. Ecco, non so se voi la vedete, ma non la vedete, non importa, stiamo facendo un gioco. Ecco, ora vai. A posto. Vai, eccola lì. Aldo, ecco il premio, prendilo, è il vostro premio. Dallo nelle mani di Aldo. Di è pesante, lo devi prendere con due mani. Viene voglia di scriverci sopra. Aldo. Viva il cinema, viva Federico, viva la fantasia. Ecco quello che manca al cinema italiano. La fantasia di Fellini, per fortuna, lui è venuto.
dalla provincia di Rimini. Ecco, tira in alto questo trofeo e questo lo dovete dividere a metà esattamente con, non so se avete un diamante per tagliarlo a metà, metà è tuo e metà è di François Pierry. Aldo, grazie di essere stato con noi, grazie per aver scritto questo... Lo dividiamo in tre, Elena. Ah, pure Elena. Elena gliene diamo uno a parte per la pazienza, che è un'altra storia. Aldo, grazie di tutto di questo, per questo bellissimo libro che sappiamo sarà presto anche tradotto in francese. In quel caso andremo a Parigi a presentarlo insieme, me l'hai promesso. Grazie, grazie a Marco Luceri, grazie a Elena Mazzocchi, grazie anche a Françoise che non l'abbiamo vista ma l'abbiamo sentita. Grazie a tutti. Francesco, mi lascio un'ultima sì, frase? Sì, assolutamente. Sì. Via Francesco. Un altro festival. Sì, vabbè, faremo un altro festival di cinema. Io la vorrei lasciare i miei carissimi, pazientissimi amici e ascoltatori. C'è una frase che mi ha convinto totalmente ad amare Fellini. È una frase dalla fine di 8:30, quando tutto crolla, il film non si fa. Tutti guardano questo regista che così fa, girando la testa, e che si prepara a tornare a Roma senza aver fatto il film, e lui ordina questa discesa di personaggi, cioè questa scala che ampissima, e la musica di Rota va al di là addirittura di Chaplin. Chaplin ha avuto la sfortuna di non avere Rota. Questa è una notizia, Aldo. E Marcello Mastroianni, mentre si avvia verso là, guarda il disastro di questa torre che è stata buttata giù, questa torre da cui doveva partire la nostra nave, e dice: è una festa la vita, viviamola insieme. Per me questo è tutta la Bibbia. Finiamola qui, Aldo, stop, non aggiungere altro, Aldo, altro non lo aggiungere, grazie, bellissimo finale, un abbraccio. No, devo solo aggiungere un grazie speciale a Elena che mi ha non soltanto sostenuto, mi ha ispirato costantemente. Bene, Elena, grazie, fatti vedere te l'ultima, per ultima, così finiamo con un'immagine diversa, salutaci, grazie, ciao, a presto. Grazie Marco, a presto. Ciao.